al punto 3. Siamo al punto 3. Se siamo al punto 3 e inquadri questa carta, bisogna devi notare che questo punto coincide esattamente con quella che in superficie è la piazza 20 settembre. Alla piazza 20 settembre finisce il tratto ancora esistente delle mura. Questa è via delle mura e qui finiscono le mura del castello, della seconda cinta muraria del castello. Probabilmente della cinta muraria che esisteva a quell'epoca lì, all'epoca della costruzione. Cosa vuol dire questo? Che qui sopra c'erano le mura. Sicuramente lo scavo di questo cunicolo in questo punto poteva aver creato qualche sospetto di cedimento e allora potrebbero aver provveduto a realizzare questi rinforzi per evitare problemi sulle mura sovrastanti. Questa è una ipotesi. Un'altra ipotesi è che qui abbiano scavato un pozzo dalla superficie verso il basso, da cui partire per realizzare questo cunicolo che collega il pozzo che esisteva già e la fonte che probabilmente esisteva già, quella fonte lì, che magari era una fonte che esisteva e aveva un cunicolo che arrivava lì al punto dove c'è la chicane. Per questo dico, i due cunicoli sono differenti, perché probabilmente quel primo tratto poteva essere anche più vecchio. Perché dico che qui hanno fatto un pozzo da cui? Perché la tecnica di scavo di questi cunicoli, anche nei bottini di Siena, la tecnica dei minatori che fanno queste opere, è sempre la stessa. Cioè non potevano partire a scavare il cunicolo dal pozzo, perché avrebbero lavorato dentro al pozzo da cui il resto della popolazione prendeva l'acqua. Quindi avrebbero sporcato, intasato, creato molti problemi. E soprattutto dopo avrebbero dovuto percorrere un tratto molto lungo, quindi tutto il materiale scavato che facevano lo prendevano dal pozzo e lo tiravano fuori, non era ragionevole una cosa di questo genere. Quindi la tecnica è quella di scavare un pozzo intermedio e poi andare sia in direzione del pozzo che in direzione verso l'esterno con due rami in direzioni opposte. Quindi questo poteva essere il cantiere da cui sono partiti per creare questa opera. E quindi è un locale più ampio in cui si calavano, avevano messo delle strutture per tirar fuori la terra e probabilmente dopo lo hanno chiuso, perché anche nell'alto si vedono, ci sono alcune opere in alto, probabilmente lo hanno chiuso successivamente per ripristinare la situazione normale in superficie. Perché dico che questa tecnica è stata usata anche qui? Perché la tecnica veniva detta del pozzo di smiraglio, cioè come facevano semplicemente, non essendo dotati di strumentazioni elettroniche di alta precisione, per andare in una certa direzione nel sottosuolo, in cima sul pozzo che potevano vedere dal basso come una luce che proietta il cielo, diciamo, visto dal basso, potevano mettere ad esempio un palo che dava la direzione esattamente in cui il cunicolo doveva essere scavato. A questo palo, se ai due estremi collegavano due fili a piombo, in basso, traguardando l'allineamento dei due fili a piombo, avrebbero potuto capire qual era la direzione da seguire per seguire la direzione del palo in superficie. Quindi la tecnica era normalissima. In effetti questo cunicolo è perfettamente dritto, arriva in fondo, c'è una chicane, da quest'altra parte c'è un'altra chicane, perché probabilmente sono partiti da una posizione che non era esattamente in linea con i due punti di arrivo, il pozzo all'interno e la fonte all'esterno, ma erano leggermente sfalsati verso il lato valdichiana. Alla fine, lì abbiamo già vista la chicane, dall'altra parte ne troviamo un'altra prima di arrivare al pozzo. Come vedi, stiamo arrivando alla chicane. Come vedete, si fa di nuovo una curva verso sinistra. Prima avevamo girato a destra e poi adesso stiamo ritornando verso sinistra. Ci stiamo andando in direzione del pozzo. Posso andare più avanti? Piano piano. Eccolo il pozzo. Ecco, siamo arrivati al pozzo. Questo pozzo esiste tuttora fino in cima, solo che in cima è chiuso perché sta sotto la chiesa di Santa Croce. Attenta a non entrare in acqua perché no. C'è l'acqua limpidissima. Cioè, è vero, è acqua, acqua! Abbiamo trovato l'acqua!
acqua che nasce. Cioè, lo stillicidio che si vede in alcuni punti dove cadono le gocce, queste gocce praticamente sono l'evidenza che tutta questa serie è satura e lentamente, adesso ci andiamo a vedere là, lentamente, goccia dopo goccia, si raccoglie in questo che era il pozzo di epoca romana. Qui sotto, dove c'è questa piattaforma in acciaio che abbiamo messo per poter andare... Sì, piano, attenta, perché non è... Stai attenta a non andare fino in fondo, perché... Ancora un pochino, aspetta, ti illumino io. Qui c'è il troppo pieno di questa vasca, fa sì che l'acqua si infila nella canaletta ed esce alla fonte.